Immagino che possa essere liberatorio fare un atto di fede. Trascurare l'onere della prova in cambio della promessa di una speranza. Bisogna credere per illuminare le tenebre. E chi crede rischia di mettere la sua fede nelle mani sbagliate. Perché c'è chi prega per te e chi vuol fare di te la sua preda. E per quanto tu possa stare in guardia, a volte è difficile accorgersi della differenza.